fatto questo. Io non so se voi siete resi conto che vuol dire esattamente, perché noi siamo abituati ormai a guardare tutto in televisione e quindi l'alta definizione, che è effettivamente particolare, un gradino più su, forse rischiamo anche di non notarla. Il nostro occhio è abituato a contentarsi. Invece l'alta definizione è una grande conquista, perché è molto diverso, l'immagine è molto diversa quando arriva a questa nitidezza. Insomma, io ripeto, non ho niente da dire, non ho niente da dire, e solamente devo confessare il piacere di averlo fatto questa cosa. Devo dire che però forse con questa Italia che ci abbiamo ne potremmo fare 2000 di storie, di città, perché le città sono una meraviglia. E devo dire spesso anche gli italiani sono una meraviglia. Ripeto, non ho nulla da dire, quindi smetto di parlare ringraziando chi devo ringraziare. Facciamo i ringraziamenti che... L'ingegner Rocchi. Ah, no, pensavo... No, vabbè, ma bisogna farlo personalmente lì. Il ringraziamento lì va fatto speciale. Vabbè. Giuliana De Sio. Ritrovarsi, ripeto, a essere usata in un filmato in alta tecnologia, però in alta definizione, però in costume d'epoca e con un racconto che è antico. Bello. Antichi, che belli i racconti antichi, che belle le cose antiche, che bello anche la leggera appunto antichità anche di quello che abbiamo visto, non soltanto che abbiamo visto cose antiche, ma anche proprio il modo di raccontare classico, con ironia, con semplicità divulgativa anche, perché ci sono delle robe che non sapevamo, che adesso abbiamo saputo attraverso questo documentario. E lei diceva provocazione, dico la provocazione è la sua bellezza, perché adesso la bellezza è diventata una specie di provocazione, no? Questo tipo di bellezza che non è frequentata, quindi direi che in questo senso è estremamente rivoluzionario, perché una volta una persona famosa disse: il futuro è mia nonna, e io ci credo profondamente, penso che sia estremamente futurista quello che abbiamo visto, è futuribile. Anche nella semplicità delle nostre, la mia esigua partecipazione, insomma, io ero terrorizzata da quest'alta definizione, ve lo devo dire, perché l'alta definizione per un'attrice vuol dire alta definizione, cioè vuol dire non nascondere nulla, per cui ho detto oddio, sta alta definizione, me la sono cavata, insomma, ancora per un po', non lo so questa alta definizione per le nostre facce quanto sia vantaggiosa, però è molto bella da vedere, devo dire che è bellissimo l'Italia vista così, è ancora amabile per fortuna, che ogni tanto ci scordiamo di quanto è amabile. E poi niente, insomma, io ho fatto il mio dovere nei confronti dell'arte e soprattutto nei confronti di Lina, alla quale mi lega un'amicizia profonda, una stima e un affetto veri. Abbiamo fatto insieme un'altra cosa bellissima che era uno spettacolo sempre con Elio che si chiama Storia d'amore d'anarchia, che era tratto da un suo film, abbiamo fatto una lunga tournée che ci ha legato per anni e spero di fare ancora tante cose insieme a lei, perché tutto quello che si fa con lei è elegante, è bello, è, come posso dire, sì, diciamo che è elegante. Questa parola mi fermo, perché è una parola ma è completamente desueta. No, che amica, dai, abbiamo visto tutto, insomma, cioè, basta. Quindi sono molto contenta di essere qui a presentare questa cosa, che è una piccola partecipazione, ma sono felice di esserci. Grazie a Lina.